assieme alla delegazione provinciale di Chieti, cioè alle società, ai dirigenti, ai tecnici, agli atleti della provincia di Chieti che si sono messi in evidenza nel corso della stagione 2018, è stata premiata insieme l'attività del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, che ha premiato circa 80 atleti che nel corso dell'anno si sono messi in evidenza, il CIP regionale in questo caso, che ha fatto la festa qui avendo la sede del Comitato regionale proprio qui a Chieti. È stata una bellissima festa, abbiamo avuto oltre 300 persone, non mi sarei mai aspettato tutta questa gente, anche perché quest'anno abbiamo avuto l'idea di organizzare la festa dello sport assieme al CIP, Comitato Italiano Paralimpico Regionale, e quindi è stata una grossissima festa, abbiamo premiato tanti ragazzi che hanno ottenuto risultati a livello internazionale, tipo la ginnastica, tipo altre, la ragazza che ha vinto la medaglia d'argento beach volley alle Olimpiadi giovanili, ce ne stavano tantissimi. La maggior parte... Claudia Scampo. Laura Scampo, assieme alla sua tecnica di sempre di vasto. Pier Paolo Addesi ha detto con grande hanno detto con grande orgoglio i presidenti Imbastaro e Milozzi che oggi si è lavorato insieme con il Comitato Paralimpico. Sì, oggi si è lavorato insieme perché dobbiamo unirle le forze, non allontanarle. Siccome c'era la possibilità comunque di fare una festa separata, però noi comunque abbiamo voluto continuare la linea dove prima le premiazioni le faceva solo il CONI anche per, diciamo, per le discipline paralimpiche. Quest'anno noi avevamo autonomia per fare queste premiazioni, però è stato bello comunque continuare questo percorso insieme e quindi farle di nuovo insieme. Il tuo obiettivo per il 2019? 2019 c'è una bella data importante che è il 12 maggio a Corridonia, una gara di Coppa del Mondo. Gioco quasi in casa, quindi ci tengo in particolar modo. Bocca al lupo. Il mondiale. Bocca al lupo. Crepi. Anzi, lunga vita al lupo. Mai crepi.